e Ciro e Bellocco davanti. Due sconfitte nelle prime quattro partite, ma la panchina di Paolo Stringara, ex Inter e Bologna, non è in discussione. Da 5 anni è l'allenatore della squadra del carcere delle Sughere di Livorno, una delle poche in Italia iscritte a un campionato WISP. Qui è un calcio molto più pulito. Le regole che ci sono qui su questo campo sono regole non scritte, sono le regole del rispetto del compagno, dell'allenatore, dei ruoli, dell'avversario, dell'arbitro. E questo penso che sia anche qualcosa che ti fa migliorare. Il nome, Liberi Dentro, lo hanno scelto gli stessi detenuti della massima sicurezza. All'inizio la rosa era di 35 elementi, oggi sono 60, molti dei quali con crimini gravi, ergastoli e pene detentive lunghe. Alcuni a calcio non avevano mai giocato, altri hanno imparato persino di più. Ho imparato a perdere e a vincere. Prima il perdere non era nel mio linguaggio. È come un momento di evasione. Puoi dimenticare quindi che sei un detenuto, cioè ti senti una persona normale. Due gli allenamenti a settimana, poi la partita al sabato e alla prima partecipazione oltre al traguardo dei play-off hanno vinto la Coppa Disciplina, 0 ammonizioni in tutto il torneo. C'è anche la delusione, c'è anche l'arrabbiatura, ma tutto questo fa sì che magari quando pensi a queste cose la testa va al di fuori anche di queste mura.